Ciao a tutti ragazzi di The Facegang, qui c'è Rinnegan. Allora, abbiamo detto che facevamo un video. Però sto ancora metabolizzando, va The bene? Last of Us. Sì. Sì, perché questo video lo stiamo facendo subito dopo aver finito The Last of Us. E abbiamo deciso di fare questo specie di vlog nel quale. Parliamo delle nostre impressioni su questo gioco. Gioco Allora. dell'anno. Premio Drago d'Oro, gioco dell'anno. No, è stato bellissimo, vi dico subito, cioè, bellissimo Anche se, gioco. allora, noi un attimo, eravamo partiti un po' prevenuti, perché abbiamo visto gioco dell'anno. Noi avevamo detto, gioco dell'anno non può essere qualcosa che è esclusivo per una piattaforma. Esatto, un gioco dell'anno dovrebbe essere su PC, su Così. Xbox e Esatto, in PlayStation, maniera no? che tutti possano. La Wii possiamo anche buttarla nel No, cesso, però dai. va bene, Ma almeno perché? le Ma tre. io ce l'ho, bastardo! Appunto per quello. Le prime tre principali, cioè PC, Xbox e PlayStation, Sì. avrebbe dovuto averlo The Last of Us, Però. invece sarà solo la PlayStation. Quindi diciamo che è difficile perché non tutti vanno a comprarsi una console solo per provare un unico gioco. Quindi, Esatto, magari va dall'amico. prima di dire gioco dell'anno, magari ecco. Però. Però, porca troia, Sei un bel porca gioco. troia, è un bel gioco. Storia stupenda, Sì. personaggi fighissimi. Storia inaspettata, perché comunque. Boh, No, beh, non te l'aspetti che succedano tutte queste all'annosi dopo un cose. po'. Ma scusa, tu ti aspetti che uno durante un'apocalisse zombie vuole stuprarti e mangiarti? Devo Non lo rispondere? so, boh, Beh, beh, non so. vedi tu, cazzo. No, più che altro, allora, il fatto che alla fine le persone che tu vuoi trovare, dove salti blommer, clicker, Ti runner, vogliono uccidere. merda, dici arrivo lì, salvo l'umanità e viviamo per sempre felici e contenti. No, No. abbiamo la cura, stacchiamogli il cervello e mangiamocelo. No, ma il fatto è che loro gli avrebbero staccato il cervello con. Staccato, cioè l'avrebbero aperto e Sì, studiato. studiato, però non sempre gli studi possono portare a qualcosa di. Boom, però dai, diciamo anche una cosa giusta. Se non Anche, studi, quindi. non, se non provi, non fai. Cioè, la domanda principale è tu. Cioè, prendetevi voi personalmente. Se Cosa fosse avreste stato fatto? in quella situazione, se fossi stati al posto di Joel, che cosa avreste fatto? Cioè, avreste lasciato che provassero a trovare una cura per tutta l'umanità e quindi salvare praticamente tutto il mondo? Boh, okay, boh, tutti quanti risponderanno: fanculo, bambina idiota, salviamo Non è l'umanità. vero, non è detto? Aspetta, però dobbiamo un attimo metterci dentro la psicologia di Joel. Mettiamo così, mettiamo che ad essere ucciso deve essere un vostro parente stretto. Un vostro. I vostri Il vostro genitori miglior o il amico? vostro Io lo fratello. ammazzerei subito. Ok, ma se sono io, Boh, ma ok, devi comprendere un attimo la situazione psicosomatica di Joel. Ha perso la sua figlia. ma. La Sì, sua figlia era tutto il ok. suo mondo. Ma Ellie non era sua figlia. Ma man mano che vai avanti nella storia, non è che. È Cioè, difficile. ha passato mesi e mesi con lei. Secondo me. Personalmente, non, nessuno sarebbe capace di dire sì, ammazzala pure. Però deve essere messa una creata una condizione per farlo, ovvero Boh. incateni Joel e ammazzi Ellie, Sì, cioè. obiettivamente O ammazzi tutti e invece di due. liberarlo, gli sparavano in testa, erano sicuri che non Allora, arrivava. una domanda rapida. Questa è la prima domanda. No, Abbiamo risposto anche? vediamo cosa rispondono loro. Noi abbiamo risposto, cioè noi non abbiamo No, risposto. non abbiamo Tu fatto la cosa domanda. faresti? Se dovessi uccidere te No, per se salvare l'umanità, dovesse. No, me. ti risponderò con una citazione direttamente dal dottor Spock. Cioè? Le esigenze di molti superano i problemi dei pochi. Ma va a cacare. Ecco, la prima domanda l'abbiamo fatta. La seconda E tu? domanda. Io non lo so. Tu mangeresti clicker Io intanto? mangio. Io Ma io vedo mangiare un clicker perché ho se i clicker fame. sono Sono fam. funghi. Mi faccio male alla griglia, come ho detto, un funghi alla griglia e via. Con qualche zucchina. La seconda domanda è. Secondo voi, nonostante sia una esclusiva, deve essere comunque il gioco dell'anno? Anche se qualcuno l'ha detto, ma chi l'ha detto? Non frega un No, cazzo nel chi l'ha senso, detto. l'anno. Ok, ma ognuno ha il suo parere. Boh, obiettivamente, Fatemi ti sapere. ricordi che So che è un c'erano. bellissimo gioco, Sì. non Ti dico niente. ricordi che cosa è successo lì al Drago Cosa è d'Oro? Che ci successo? avevano chiesto. Ah, sì. Venite e votate il gioco dell'anno. Ma non abbiamo giocato. Non Cioè, tutti potevamo hanno votarlo? votato The Last of Us, però noi non abbiamo potuto giocare. Ci abbiamo giocato adesso. No, Se noi non ci fosse. abbiamo. E, non, e giustamente abbiamo detto: non abbiamo giocato, non Esatto. possiamo votare. Esatto. E quindi vabbè, diteci voi anche questa Quindi, cosa. secondo voi è giusto che il gioco dell'anno sia un'esclusiva? Ma sto parlando di tutti quanti i La giochi, terza eh? domanda che vorrei fare una cosa, cioè, personale, una domanda Allora vado personale. via. No, 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 Posso puoi rimanere? rimanere. La missione è quella in che era l'ultimo episodio, quella che ho ucciso i dottori, giusto? Sì. Ecco.
si potevano salvare i dottori o la scelta che ho fatto io era l'unica percorribile, l'unica scelta per andare avanti nel gioco? Beh, secondo me per scoprirlo dovresti rifarlo da capo, a difficoltà barba. Impossibile. No, assolutamente no. Cioè, io sono arrivato lì, c'era, cioè, quello che ti puntava col bisturi o con, vabbè, la siringa. Tu avevi un M16. Ok, quello era giusto devi sparare. Devi ruttare per forza anche sì, oggi. Quello era giusto sparargli. È giusto, lo disarmavi. Era giusto sparargli. Le due dottoresse, però, boh, c'era quella che la messa. Oddio, non uccidermi, non uccidermi. Beh, cazzo, quella è. E tu hai finalmente trovato un. Ma non l'ho sparato? No, l'hai presa a calci. L'ho sparato. No, diciamo che tu obiettivamente hai detto: finalmente qualcuno che non mi può sparare. Perché tra nemici e quant'altro o ti mangiavano o ti sparavano. Finalmente ho il totale controllo su una persona. No, aspetta che la prendo a calci. No, aspetta che l'ammazzo con un calcio. Gli sfracasso il cranio. Gli sfracasso. Sull'armadio. Armadio. Vabbè ragazzi, cos'altro? No, posso dire. Allora, Ultra Allem aveva scritto The Last of Us è pura poesia. Allora, vi assicuro che personalmente io sono uno che non segue mai, ma dico mai, le storie dei giochi. E grazie a me l'hai seguita. The Last of Us, siccome è stata anche la prima serie che tra l'altro abbiamo iniziato... È portato a termine, ragazzi! Abbiamo portato a termine una serie incredibile! E vi assicuro che è stato molto divertente, perché intanto non sapevamo come andava il gioco. È stato fatto praticamente in live, anche se il video non è proprio in diretta, streaming, sì, boh, però è stato fatto in live. Più che altro, siccome non viviamo in un posto coperto da internet, esatto, perché siamo nel Budrundi, esatto, noi potremmo... Non abbiamo la DSL. Ecco, penso che se veramente scoppiasse un apocalisse zombie, noi saremmo gli ultimi a saperlo. Perché? Boh, meglio però, dai. Boh, perché elettricità è un'elettricità praticamente uguale. Praticamente è stato molto divertente e sicuramente ne faremo altre su altri giochi. Aspetta, abbiamo in programma. Quindi dai ragione a Ultra Allen. Sì, bellissimo gioco. Io posso dirvi che è stato uno dei pochi giochi, forse l'unico, anche prima di YouTube, che ho seguito la storia. No. L'ho fatto con... Ti ricordo che tu hai giocato tantissimo e hai sicuramente seguito la storia. Metal Gear Solid. Esatto. Ok, è l'unico gioco. E comunque anche lì ho saltato qualche filmato. Devo sparare! Qui invece... Ho capito la storia dopo la decima volta che finivo Metal Gear Solid. Diciamo che qui i filmati è un momento in cui dici, almeno nel filmato nessuno vuole spararmi. No, ma è fatto che è fatto a modo di film, quindi ti intrattiene lo stesso, anche se non puoi giocare. E soprattutto diciamo nella sezione di video sei sicuro che nessuno vuole mangiarti o nessuno vuole spararti. Sì, sei tranquillo. Ma finalmente tiro fiato. E l'ultima cosa che volevo dirvi è che, visto che la serie comunque ci è piaciuta, anche se comunque fare un gioco così magari non te lo godi al massimo, sarebbe più bello farselo da solo il gioco, però alla fine abbiamo comunque ci siamo goduti il gioco e perché nei video stavamo zitti. Esatto. Anzi, diciamo, è stato un scusa per e visto che ci è piaciuta e vi è piaciuta anche a voi, spesso arrivano messaggi: oh, fate puntate più lunghe, oh, quando esce The Last of Us, cazzo, aspettate, dobbiamo montare il video e dobbiamo giocare, soprattutto faremo ovviamente non questo mese, perché questo mese non escono giochi, però il prossimo mese sarà L'Ombra di Mordor, Assassin's Creed, Uncharted, Far Cry, ragazzi, tutti i giochi che faremo. Non pretendete che facciamo le robe in due secondi, perché no, ci soprattutto vuole non pretendete che siamo iper oscenamente bravi, perché obiettivamente nei giochi dove bisogna sparare serve mira e esatto, mi sto abituando. E altra cosa, che l'ultimissima cosa, non è ancora una, volete che finiamo la roba parallela di The Last of Us Left Behind, sì, quella espansione che c'è, finiamo giochiamo, no, volete, se volete facciamo un paio di video su quello, se ci piace se non ci piace no, inizieremo il 25 settembre a fare video su FIFA 15, io perché FIFA 15 mi arrangio tu a giocare, peccato che la roba mi hanno detto che non c'è Rubino perché Novara è andato indietro e quindi non c'è Rubino. Troveremo un altro, ragazzi. Troveremo un altro che entrerà nei nostri cuori e sarà scarso. E scusami, tu vuoi dirmi che non e faremo anche scusami un attimo. Non c'è Rubino. Infatti non so se arriva in Divisione 1 questa volta. Faremo il Road to Division 1, ovviamente. Farò il Road to Division 1. Qualche sfida con Tibus, se è possibile. Se accetta, perché quello si incazza come una bestia. Io rido. Se non c'è Tibu, lo vedete meno presente, perché lui adesso è molto impegnato col lavoro, sta facendo un passo molto importante e non vi diciamo perché sono affari suoi. Esatto, quindi, sì, ha deciso di interdonna. Esatto, si sta facendo outing. No, e quindi magari sarà un po' meno presente, però io lo obbligherò a sfidarmi a FIFA e a perdere. Esatto, per il vostro diletto. E faremo anche Pink Slimp, ho visto che adesso vanno in moda. Ecco. Oddio, scusami se non vivo dentro un computer. Praticamente... noi aggiungeremo a caso
qualcuno tramite la pagina Facebook in su PSN e lo sfideremo online. Ovviamente lui non ha cacciata con noi, lo sfidiamo, facciamo il video e perdiamo forse sicuramente e mettiamo in palio i giocatori, cioè tipo mettiamo in palio Rubino, per capirci, ma non c'è quindi metteremo in palio Messi perché è l'unico che può eguagliarlo. Ma scusami, ma allora io vabbè ho una vita sociale, lavoro e tutto quanto e non so che cosa sia cosiddetto Pink Slip, non so neanche se lo dico giusto, probabilmente mi insulteranno. Tu quanto cazzo di tempo passi davanti al computer per sta minchia? Ma no, l'ho visto, ma perché me lo chiedono? Farete anche voi un pig slip? Scusa l'ignoranza, cos'è un pig slip? Ah, stupida, non sai cos'è un pig slip? Vabbè, ma l'ignoranza sta nel non chiedere le cose. Ciao a tutti e al prossimo video!